Ho usato una 7, ma anche qui dipende molto dal tipo di pelo del cane. Sette Lei contropelo. 7 contropelo e ho lasciato le guance invece a pelo, poi vanno rifinite con la forbice dentata. Si fa fino alla zona del collo e poi comunque si accorcia tutto l'anteriore, la spalla, perché essendo un terrier più non bisogna lasciargli Sì, troppo pelo ricordiamo che comunque davanti. è un cane che deve essere compatto, quadrato, Esatto, quindi dovete costruito. far di tutto per farlo sembrare più corto possibile. Costruito nel quadrato, esatto. Quindi si va ad accorciare l'anteriore e si va ad accorciare il posteriore, Scusa, ovviamente, che per lame avevi usato prima? Per il sottogola? Di 7, no? Sette, quella più alta Per fargli l'anteriore, per togliere, sfoltirlo un po', una 12 o una 9, anche lì dipende che tipo di pelo ha il cane. Poi il sottocoda, lo lo scudetto anale molto quindi col corto, 2. ma adesso l'ho fatto a forbice o comunque con la 2 o la La 3, 2 e la 3. esatto. Anche l'interno coscia si può fare con una 5, una 3, ripeto, dipende molto Dal dalla tipo tessitura del del pelo, pelo, infatti. perché un cane molto peloso, lanoso, si può usare una misura anche più lunga, o cioè più corta, mentre un cane che ha il pelo più setoso, anche più lunga. L'importante è che abbiate sempre ben presente che comunque deve essere un cane iscritto nel quadrato, quindi dovete fargli sempre di tutto per accorciarlo. Il sottogola deve essere la parte e le orecchie devono essere la parte più corta di tutto il corpo insieme allo scudo, mentre la parte anteriore e la parte posteriore andranno accorciate e modellate. Dovete comunque, quando fate queste due, la parte davanti e la parte dietro, ricordarvi che il cane ha degli angoli e gli angoli andranno messi in evidenza. Quindi si lavorerà la parte anteriore, sagomando il petto, per poi far partire gli arti anteriori. Cosa che invece farete nel posteriore, quindi verrà lavorata tutta questa parte, lasciando il pelo un po' più lungo sul garretto e evidenziando il posteriore. Vedete che cambiano le razze, però il principio è quello. Adesso vorrei che voi guardiate il posteriore del soft con questo angolo, il posteriore del Bichon e il posteriore del Barbone nelle loro diversità.